Allora, abbiamo sottoscritto oggi il patto per la sicurezza con la quale dimostriamo che le istituzioni, quando sono unite, possono lavorare bene. Questo patto sostanzialmente è la sintesi di tutti gli interventi, o meglio, raccoglie tutti gli interventi che abbiamo fatto in questi 3 anni insieme alla prefettura e alcuni insieme alla regione, e abbiamo sostanzialmente messo a sistema un metodo che abbiamo testato sul campo. E abbiamo tracciato una linea che riguarda i futuri interventi, come si lavora. Ognuno mette, come dire, contribuisce con le proprie competenze per ottenere e raggiungere un obiettivo che è di interesse di tutti e di tutti i cittadini, la lotta alla criminalità, soprattutto alla criminalità organizzata che, come purtroppo un pentito di 'ndrangheta ha avuto modo di dire in questi ultimi giorni, di fatto a Roma è ancora molto viva e in particolare, insomma, i Casa Monica gestiscono ancora una fetta importante della criminalità organizzata. Io per conto mio, insomma, diciamo che una spallata gliel'ho data, insomma, andando ad abbattere le villette di Casa Monica, quella è stata un'azione importantissima, ma non basta, non funziona da solo, quello deve essere accompagnato da altri interventi. Noi continuiamo a lottare contro la criminalità e credo che questa modalità di intervento sia quella che possa effettivamente portare il maggior numero di successi possibili. Grazie.